Questa pure della stessa scuola del Sant'Antonio. Sant'Antonio. Sì. E qui c'è anche la data, 1883. 1883. Sì. Sì, eh. Questa è stata riparata bene, no? Sì. Quindi sempre scuola napoletana, siamo sempre lì. Mattonelle spesse come quelle del San Cosimo, ma io penso che so pure la scuola del San Cosimo, maestro. Sì, ma quella non dipende, il dipinto non dipende, diciamo, l'anno della, non dipende dal biscotto, dal mattone, Ah, ho ma capito. da come è l'immagine, da come è stata trattata la figura, capito? Ho capito. Là rispecchia la scuola. Il maestro Gennaro Strino, padre, mi parlava della cifra, dice che loro avevano una cifra speciale, mi diceva. Mi diceva sempre il fatto della cifra, diceva. Dice, noi abbiamo un tocco plastico, la sua scuola, mi diceva questo. Vabbè, quello è per quanto riguarda la fattura del biscotto, perché loro in realtà nacque inizialmente come rubeggiare, si dice in dialetto, rubeggiare, cioè A facevano le tegole, rubeggiare, rubeggiare, sì, il tegolaio, il sì, tegolaio, repinge, 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 i famosi rubeggiare, pinge. sì. Tanto è vero che Don Gennaro, quando venne a Isernia, nel 1920 no, 1929. 1929, nel 1929 mise sotto alla chiesa di San Cosme e Damiano una fabbrica di La Pincera si chiamava, Di coppe, di di coppe, canali, dove come li chiamano qui al facevano solo Demania. Sì. Le tegole per i tetti e i famosi pingi, cioè Sì. i coppi. I coppi. Questi qua. Esatto, Questi questi. qua. Perfetto. Questi qui. Che poi andò a malora perché, che vuoi, Isernia è stata sempre così per l'Isernino. Perché quello in realtà, Don Gennaro, lui è napoletano verace, però da bambino si era trasferito. Stava a Macchia di Isernia, Sì. perché il papà si risposò una seconda volta con una signora di Macchia di Isernia e quindi portò i primi figli a Macchia. Ah, non lo sapevo questo. E là conobbe, da bambino conobbe la moglie Lia Santoro. Perfetto, io non lo sapevo sto Eh fatto. sì. Pensavo che dipendesse tutto dal matrimonio con Lia Santoro di Pettoranello, giusto? Pettoranello. Invece già da prima era stato, si era trasferito Lui qui. già da prima stava a Macchia di Isernia. Ah, perfetto. Sì, perfetto. E beh, vedi le cose. Ecco perché le interviste sono importanti, i documentari sono importanti. Perché pur stando assieme tanti anni, le cose vengono fuori Nascono quando si parla quando se ne parla. quando si parla di un periodo, Sì, di una esatto. determinata cosa, insomma. Maestro, quelli sono i Monti della Meta, in mezzo ai quali ci sta il santuario di Canneto. Ecco, e questo è il cimitero di Casal Cassinise, qui sotto. Questa è la Madonnina addolorata del bivio del cimitero. Benissimo, maestro, lei si ricorda quando si andava a Canneto a piedi? Come no, C'è stato? l'ho fatto pure io Bello! da Isernia, si partiva il 19 di agosto, poi le varie tappe, la prima tappa con la Volturno, il primo giorno, la prima notte si passava nella chiesa con la Volturno. Il secondo giorno si andava come abbiamo detto, si chiamava là? A Cardito, Cardito, dove c'è il lago, mi ha detto. al lago di Cardito. Mi ha detto che passando per Un'altra Cerasuolo, notte, c'erano le prugna, c'era solo. le prugne, Giusto. e per noi ragazzi era una risorsa. Benissimo. Il secondo giorno si stava a Cardito.
per poi passare la notte là a Cardito. Il giorno appresso si ripartiva per il deserto, là si chiama il deserto di Canneto. Ah, bene. Quindi Canneto, due tappe. due tappe. Colle a Volturno. La prima notte si dormiva nella chiesa di Colle a Volturno, da Coppolicchio Salietto da Coppolicchio di Segna, di dai Segna. Segna, Dai diciamo. Segna, difatti venivano pure dai Segna. Dai Si Segna, riuniva sì. la compagnia, eravamo una trentina di noi, su, La tutti a seconda. piedi. La seconda notte si passava a Cardito. La terza notte si dormiva nella chiesa del santuario della Madonna di Canneto, Sì. per poi ripartire il giorno successivo per Sette Frati, dove ci stavano dei famosi fuochi, venivano fatti dei famosi fuochi d'artificio la sera. E il giorno appresso si ripartiva con i camion militari per Isernia, ci riaccompagnavano pagando la sola cifra di 100 lire a persona. Bello, Ma bello. io parlo degli anni 64, 63, 64, quando io avevo 7 anni, 7, 8 anni, insomma. Lei di che anno è, maestro? 47, 47. 1947. Allora 53, 54. 53, 54. Perfetto, 53, 53, 54. 54. Quindi dopoguerra, diciamo, Eh proprio il sì, dopoguerra. subito dopo la guerra, Stavano nel decennio ricostruendo, dopo la guerra. stavano ricostruendo tutti questi paesi. Qui c'era passato il fronte, i Segni avevano bombardato. E con chi andava? Con la nonna? Nonna era la capobanda, diciamo quella che, La priora, la diciamo, priora, la quella priora. E che organizzava questa spedizione. come si chiamava la nonna? Filomena, nonna Cefaracchia. Cefaracchia, che significa? Cefaracchia, perché siccome all'epoca dice che era cattiva nonna, Ah. la chiamavano Lucifero, Ah. cioè, ma non mia nonna, i suoi nonni, Ah. diciamo, dicevano cattivi, e li chiamavano il diavolo, Lucifero. E Luciferacchio. quindi questo nome è rimasto, questo nomignolo Sì. è rimasto fino a me, fino a noi, Ah. perché mio padre a me, come se uno chiede, dice, ma il professor Matticole, ma chi è un figlio di Cosmo la Cefaracchia? Cioè Cosmo è figlio della Cefaracchia, mia nonna. E il cognome, com'era il cognome della nonna? Chiacchiari. Chiacchiari. Quanto è vissuta la nonna? 103 anni. Benissimo, era proprio di Coppolicchio di Sernia? Di Conocchia, lei è Ah, di nata a Conocchia e Conocchia, si sposò a perfetto. Coppolicchio. Ma come poi? Nacque nel 1881. 81, è morta l'84, È morta l'83. l'83, benissimo. L'83 quando era entrata nei 103 anni. Comunque era un soprannome, diciamo, per soprannome per. Distingue le famiglie, perché prima Esatto, le esatto. famiglie, chi teneva un soprannome, chi un altro, chi. Esatto, se no non avrebbe accompagnato i pellegrini No, no, alla no, no, Madonna di nonna era una Canneto. santa donna. Era santa, non era devota. I bisnonni suoi non lo sappiamo, insomma. È bello, Luciferacchia. È come il pronipote, il discendente di Luciferacchia, ripara le immagini Rimane ai sacre, santi. fa i santi, fa i santi. Sono cose belle, sono quei soprannomi, diciamo, caratteristici che vengono dati. Che distinguevano le Eh famiglie, sì, insomma. giusto, giusto. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bivio del cimitero di Casal Cassinese, 16 ottobre 2017. Col maestro Franco Matticoli stiamo osservando un po' le edicole qui di Casal Cassinese. Sia lodato Gesù Cristo.